ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio dedicare questo video alle 6 borse in particolare che sono state un pessimo acquisto, che non sono state per niente un investimento e che mi sono pentita di aver comprato. Molto spesso mi chiedete consigli sui vostri acquisti, sul vostro shopping, magari la vostra prima borsa di lusso, e mi chiedete che cosa ne penso, e quindi questo video penso che sia molto molto importante, perché negli anni ho fatto, lo sapete, ho una passione sfrenata per le borse, ho fatto molti acquisti di borsette di lusso ed ho imparato con la mia esperienza che alcune sono state effettivamente un ottimo investimento, altre invece tutto il contrario, cosa che si potrebbe non pensare se non si conosce il mondo del lusso, perché tendiamo un po' ad accomunare tutti i marchi molto costosi pensando che tutti i brand siano più o meno la stessa cosa, perché comunque costano tutti molto. In realtà non è così, ci sono brand che effettivamente hanno prodotti che sono degli investimenti, altri, come vedremo adesso, che decisamente non lo sono, e appunto l'ho imparato sulla mia pelle. Iniziamo con la prima borsetta che vi faccio vedere, che non è stato per niente un buon investimento. Adesso naturalmente vi spiego il perché. E lei, questa è la Rockstud Mini di Valentino. Avevo anche la Rockstud grande in rosa, che purtroppo mi è stata rubata durante un viaggio. Non lasciate mai le borsette di valore, mai niente di valore nei vostri bagagli, ragazzi, anche se avete il lucchetto, anzi ancora di più se avete il lucchetto, perché ve le prendono di mira e possono aprirle e richiuderle tranquillamente. Sto parlando in generale di tutte le borsette Valentino, ancora più in particolare però del modello Rockstud, che è uno dei modelli più famosi, si vedono da un sacco di tempo ovunque. Io questa l'ho presa a fine 2015 o inizio 2016, mi sa che era per un autoregalo per Natale del 2015, e adesso c'è anche il modello nuovo. In realtà da un po' di anni c'è un modello nuovo sempre della Rockstud, che però ha più borchiette e anche le forme sono insomma leggermente diverse. Il problema di queste borsette è che non mantengono assolutamente il prezzo che hanno. Questa borsa io l'avevo pagata 1500 o 1600, una cosa del genere. Adesso la trovo online a 500 euro. A differenza di brand come Chanel o Hermès, le borse Valentino, una volta acquistate, anche se in ottime condizioni, non valgono neanche la metà di quello che le hai pagate. Questa cosa secondo me non è tanto risaputa, e in particolare questa cosa succede con i modelli che sono, che vanno virali, ok, che si vedono ovunque, ma poi inevitabilmente con brand come Valentino, dopo qualche anno, vanno come a scemare, non si vedono più. Infatti adesso queste borse si vedono poco o niente, e a causa di questo va a calare anche il prezzo verticosamente, perché il prezzo viene dettato dalla richiesta, e se c'è tantissima offerta, tutti vogliono liberarsi di queste borse e nessuno le vuole più acquistare, il prezzo va così irrimediabilmente. Tornando indietro, probabilmente l'avrei acquistata comunque, perché quando era super di moda l'ho indossata tantissimo, insomma l'ho usata, e di ottima qualità in realtà, perché appunto l'ho usata molto, ma è ancora assolutamente assolutamente perfetta. Questa è piccolina, non ha tantissimo spazio, però ci ho fatto molte uscite ed è di una qualità assolutamente eccellente. Su questo non c'è nulla da dire. Sui modelli Valentino la qualità è pazzesca, però una volta che passano di moda non valgono più neanche lontanamente quello che le avete pagate, ed è una cosa da sapere. Altra borsetta di cui mi sono decisamente pentita, che però pensavo che fosse un investimento pazzesco, sulla Valentino non ero certa, questa ero convinta che sarà un investimento pazzesco perché ce le hanno tutti da anni, non andranno mai fuori moda assolutamente, invece sì. E lei è la Celine, questa è la Nano se non sbaglio, ha anche la tracollina. Anche qui ragazzi assolutamente non si può parlare della qualità di Celine, perché è eccellente. Questa è una borsa che ho indossato molto ed è comunque come nuova, è fantastica. È una borsa assolutamente valida, che ti dura per sempre, ok, se trattata bene, non si sta parlando della qualità. Parliamo piuttosto del fatto che all'epoca, quando l'ho acquistata io, penso fosse
tipo 2014-2013, andavano tantissimo queste borse, le avevano tutti. Avevo preso anche il modello più grande Phantom, che poi ho venduto perché era pesantissimo e non lo usavo mai, nonostante fosse bello da vedere, ma era veramente impossibile da usare quella borsa. Questa l'ho tenuta perché comunque è più leggera e molto più portabile, ha la tracolla, l'altra non poteva essere indossata a tracolla, e quindi questa l'ho tenuta. Allora, il fatto di questa borsa è che quando l'ho acquistata ce l'avevano tutti ed ero convinta che sarebbe stata una borsa che, appunto, come le Chanel, sarebbe andata ad aumentare di prezzo negli anni, ma ero anche convinta che la richiesta sarebbe rimasta la stessa, cioè che tutti sarebbero stati sempre matti per questa borsa. Pensavo fosse un modello classico, un evergreen. Solo dopo mi sono resa conto che in realtà non è assolutamente così. Adesso non le utilizza più nessuno, cioè non le usa più nessuno. Se vedete qualcuno che indossa ancora queste borse, non lo so, ma io molto raramente, sono andate decisamente fuori moda, e vedendo il valore online mi è preso una specie di mezzo infarto, perché mi sono resa conto che non vale neanche tipo la metà di quanto io l'ho pagata. La richiesta ormai è pochissima, chi le ha vuole rivenderle e quindi c'è tantissima concorrenza e i prezzi vanno ad abbassarsi. Quindi sì, anche per questa la sorte è stata un po' più o meno la stessa di quelle Valentino. Una volta le volevano tutti, adesso non se le fila più nessuno. Altra borsa che non è stata per niente un buon investimento, e voglio assolutamente mettervi in guardia su queste borse, questa è stata un acquisto recente e so che in molti le state ancora acquistando in questo periodo, quindi voglio avvisarvi, e vi sto parlando della Prada Re-Edition. La mia è rosa, ma le stanno facendo di tantissimi colori, quella nera la vedo indossare un po' a tutti. Queste borse sono molto carine, andavano di moda tantissimo nei primi anni 2000 e poi sono scomparse, ed è la stessa identica cosa che succederà tra un annetto, due annetti, prevedo che non le indosserà più nessuno e il valore scenderà. Già il valore di una Prada nel momento in cui si acquista scende verticosamente, perché non tengono assolutamente il valore, non saranno mai come una Chanel che andremo addirittura a rivendere dopo tanti anni per il doppio, triplo del valore. Con una Prada questa cosa non succederà mai, a maggior ragione se è una Prada non in pelle, perché questo materiale è plastica, è un materiale impermeabile, ok? Non ha un valore, qui si paga proprio soltanto il marchio. E quello che succede alle borse così, come già è successo con queste borse agli inizi degli anni 2000, quindi vi dico, l'ho visto succedere questa cosa, non le vorrà più nessuno e di conseguenza non avranno nessun valore. Se vi piace, naturalmente acquistate, non vi sto dicendo non acquistate queste borse, perché se vi piacciono non me ne frega niente. Se poi perdono di valore, chi se ne frega, naturalmente sono io la prima a fargli questi acquisti, io la prima a dirvelo, però voglio avvisarvi che questa molto probabilmente sarà la sorte di queste borse, perché questa cosa è già successa e quindi irrimediabilmente risuccederà, inesorabilmente, non si sa quando, ma appunto tra qualche anno nessuno le vorrà più e vi rimarranno lì nell'armadio, così posso augurarmi e augurarvi che ritornino di moda tra altri tipo 15 anni, così poi le riutilizzeremo. L'ho usata poco e voglio usarla più possibile in questo periodo, perché prevedo che tra un po' nessuno le userà più. Poi, altra borsa che io ero convinta sarebbe stato un mega investimento, infatti ne ho prese tante, di questo brand, pensavo che fossero tutte borse classiche che sarebbero aumentate nel tempo di valore, che non sarebbero andate mai di moda, sono le Saint Laurent. Tutte le borse di questo brand, ok? Nessuna esclusa, tutte le borse Saint Laurent. Vi sto facendo vedere queste, anche se ne ho altre tipo 5, solo come esempio, ma sono tutte le borse di questo brand incluse in questo discorso. Anche qui molti pensano che Saint Laurent, Chanel, Dior e la stessa identica cosa sono tutte borse di lusso. Assolutamente no, non è così. Le borse Saint Laurent perdono tantissimo il loro valore nel tempo. Io pensavo che, essendo dei modelli classici, sarebbero rimaste sempre sullo stesso valore, anzi pensavo che, un po' come succede a brand come Hermès, sarebbero salite di valore.
Assolutamente no, ed è molto strana da spiegare questa cosa, perché sono effettivamente dei modelli classici, però Saint Laurent non mantiene il prezzo nel tempo. Sono andata a vedere il valore che hanno adesso queste borse online e mi sono resa conto che non valgono neanche la metà, più o meno la metà praticamente di quanto le paghi. Cioè questa, che è la più piccolina di tutte le Saint Laurent che ho, che è un wallet on chain, quindi un portafogli su catena, che si può indossare anche a tracolla. Poi mi sono pentita per il colore, che il beige non mi sta per niente bene, mi sta molto meglio un cipria chiaro piuttosto che un beige, ma soprattutto appunto me ne sono pentita perché mi sono resa conto che queste borse, una volta che le acquisti, poi perdono metà del valore che hanno, anche se sono in perfette condizioni. Sono comunque delle bellissime borse, la qualità non si mette assolutamente in discussione, continuano a piacermi moltissimo, tant'è che ne ho acquistata anche una, quella grande estiva, proprio quest'anno a inizio estate, ma sì, appunto, non si può assolutamente dire che siano un buon investimento, nonostante io pensavo che lo sarebbero state, ma decisamente no. Altra borsa che non è stata assolutamente un buon investimento, di cui mi sono decisamente pentita, ma questa devo dire lo sapevo che non sarebbe stato un ottimo investimento, ed è lei. È la Gucci Dionysus, e vi parlo in generale di tutte le Gucci Dionysus, ancora più se vogliamo scendere in particolare quelle con il logo monogram che si ripete su tutta la superficie della borsa. Avevo quella borsa e l'ho venduta perché non mi piaceva assolutamente più e mi stavo rendendo conto che tutti la vendevano, nessuno le voleva più, sono passate di moda in pochissimi anni. Questa l'ho presa nel 2016, se non sbaglio, 2017, e già nel 2019 nessuno le indossava più praticamente. Questa l'ho tenuta perché il colore mi fa impazzire, e anche in palette tra l'altro, ma mi piace proprio il colore, è un colore meraviglioso che mi piace tantissimo abbinare gli abiti bianchi in estate, insomma, per questo l'ho tenuta. E poi, non avendo il logo che si ripete, non mi sembra neanche troppo pacchiana, l'altra era decisamente più pacchiana, qui c'è soltanto la chiusura che può far capire che si tratta di una borsa Gucci se uno conosce appunto questo logo uscito negli ultimi anni con il rebranding di Gucci. Però queste borse sono un classico esempio di una borsa stagionale che va di moda per qualche stagione, che va di moda per qualche anno e che poi finisce nel dimenticatoio. Se andate a vedere il valore di queste borsa adesso, è crollato verticosamente, si dice verticosamente, penso, ogni tanto mi dimentico come si parla, ma sì, sono crollate ragazzi, il valore di questa borsa è crollato, non ci ripenso neanche a venderla perché andrei probabilmente a guadagnarci un quarto di quello che l'ho pagata. Questa è una cosa da sapere, perché appunto Gucci è tra quei brand che dici Chanel, Gucci, Dior, Hermès, Saint Laurent, no, non è assolutamente la stessa cosa. In particolare io vi sto parlando delle borse, sono proprio dei mondi a parte, quindi attenzione se volete acquistare una Gucci, vi piace, ovviamente sono la prima a dirvelo, ma tenete in considerazione questo. E poi la borsa che vi farò vedere adesso non è di un brand che perde valore, anzi questo è un brand che io vi consiglio perché mantiene molto molto bene il valore nel tempo. In particolare devo parlarvi di un fatto che sconsiglio assolutamente a tutti di fare. Vi sto parlando della Christian Dior, non mi ricordo il nome del modello di questa borsa, comunque vi scriverò tutto sotto, non mi ricordo esattamente quanto l'ho pagata. Il problema è che io l'ho fatta personalizzare, ragazzi. Lo rifarei perché non ho assolutamente nessuna intenzione di darla via, di rivenderla, sarà la mia borsa da mare o da viaggio per sempre, ok? Ma tenete molto bene a mente, so che ve l'ho menzionata anni fa un'altra volta questa cosa, ma è molto importante perché molto spesso mi chiedete informazioni sulle personalizzazioni. Non fate mai personalizzare le vostre borse, lo fa Louis Vuitton, lo fa Dior, non fatelo. Nel momento in cui fate personalizzare un qualsiasi oggetto, il valore di quell'oggetto crolla verticosamente. Non sarete mai in grado di rivendere un oggetto personalizzato se non abbassando tantissimo tantissimo il prezzo, perché io dovrei andare a trovare un'altra Nicole che vada
ad acquistarmi questa borsa, che è, non voglio dire impossibile, ma è molto difficile, ok? Quindi vi precludete assolutamente tantissimo mercato, perché ovviamente se non ho le tue stesse iniziali non vado a prendermi la borsa con le tue iniziali o la valigia con le tue iniziali, se non ho il tuo stesso nome non vado a prendermi una borsa con il tuo nome. Questo è un consiglio che do alle mie amiche e che mi sento di dare anche a voi. Se volete farle personalizzare, ok, però siate consci del fatto che perdono tantissimo di valore e non le potrete mai più rivendere. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Mettete like a questo video se vi è piaciuto ed iscrivetevi al canale attivando la campanella, altrimenti vi perderete i miei nuovi video e vi perderete il mio canale per sempre nei meandri di YouTube. Se avete domande naturalmente lasciatemi anche quelle tutte nei commenti, e se avete idea di acquistare una nuova borsa luxury potete sempre continuare a mandarmi le foto nei DM su Instagram e chiedermi che cosa ne penso. Sapete che mi fa sempre piacere e cerco di rispondere sempre a tutti, anche se è difficile perché siete tanti, ma cerco di rispondere a tutti. E sappiate che anche se non vi rispondo i commenti li leggo tutti, è un po' che non ve la dico questa cosa, quindi mi va di ripeterlo, perché se anche non riesco a rispondere a tutti comunque vi leggo, ok? Anche se magari vi metto solo cuoricino, cerco di farvi capire che ci sono e che vi leggo e non vi do per scontati. Quindi mia family, questo è quanto, vi mando un bacio enormissimo, siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai mancare? Venite qua che vi stringo, vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!